Buonasera, ore 21, benvenuti a Replay dallo studio centrale di TV6. Fermo il campionato di Serie B, nel prossimo turno le squadre riprenderanno gli allenamenti dalla giornata di domani. Il Pescara reduce da questa brutta partita casalinga con il Cosenza, è arrivato un pareggio che comunque permette ai biancoazzurri, grazie anche ai risultati delle altre squadre, di restare in una buona posizione di classifica. Analizzeremo tutti gli aspetti di questo torneo cadetto che sta entrando un po' nel vivo del suo interesse. Ricordiamo che sabato prossimo giocherà soltanto il Lecce, che recupererà la gara con l'Ascoli. 8 partite ancora da affrontare per i biancoazzurri di Pillon. Vado a salutare gli ospiti di questo numero. Saluto subito il direttore sportivo Fabio Lupo. Buonasera direttore, grazie Buonasera. per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco abbiamo Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Ritrovo con piacere anche l'ex presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa. Buonasera Testa, Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. grazie per essere qui. Al suo fianco Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a voi. Ritrovo con piacere anche il docente universitario di psicologia, il dottor Pietro Literio. Buonasera Grazie Literio, Clinco, grazie buonasera a per essere qui tutti. con noi. E poi Francesco Di Francesco. Salve a tutti, Buonasera buonasera. Francesco. Abbiamo intitolato questa sera Giocare senza paura, questo è un po' quello che chiediamo alla squadra per queste ultime 8 prove in vista di eventuali playoff. Una squadra che ha avuto un'involuzione sul piano del gioco. Sì, ci sono tante attenuanti, le tante assenze. Qualcuno sostiene che la squadra non si è rinforzata adeguatamente a gennaio, però tutto sommato il cammino è ancora lungo e arriva ora un ciclo di gare, ad iniziare dalla trasferta di Lecce in programma il 31 marzo, poi la partita con il Palermo in casa, turno infrasettimanale, ad Ascoli e con il Perugia. In pratica, in 12 giorni, dal 31 marzo al 12 aprile, il Pescara affronterà questo ciclo di 4 gare, giocando in pratica ogni 3 giorni. Forse sarà questo il ciclo che ci dirà di più sulle possibilità dei biancoazzurri. Lupo, iniziamo subito da te, ci diamo del tuo ovviamente. Fabio, la Serie B di solito si decide a primavera, però vista la classifica, visto anche l'andamento di questi risultati un po' altalenanti, molte squadre stanno zoppicando, ecco, vediamo questa classifica che è provvisoria proprio per il recupero in programma sabato tra Lecce ed Ascoli. Ritieni che quindi si debba aspettare proprio le ultime partite per avere un responso? È vero che il Pescara è a 4 punti ancora dalla promozione diretta, cioè il Palermo, ma è anche a 5 punti dal rischio di playoff, Cittadella e Spezia. Insomma, si andrà avanti fino alla fine con questo equilibrio. Beh, l'equilibrio si sa, è una caratteristica tipica di questo campionato e quindi lo sarà anche quest'anno. Poi quest'anno c'è una squadra in meno, quindi la classifica è ancora un pochettino più corta. C'è grandissimo equilibrio nella singola partita, può accadere di tutto, quindi è evidente che fino all'ultimo bisognerà aspettare. È vero che le ultime giornate sono decisive, però nelle ultime giornate è molto importante ciò che si è costruito poi in tutto il resto del campionato. Io direi che il Pescara ha costruito un percorso di grande livello e sicuramente bisogna avere grande rispetto nei confronti di chi ha giocatori, tecnico, società, ha comunque creato i presupposti per questo tipo di campionato. Perché credo che al 1° di agosto, se avessero detto che a 10 giorni, a 8 giorni alla fine il Pescara avesse avuto questi punti o questa posizione di classifica, avrebbero firmato tutti quanti con il sangue, forse addirittura. E adesso invece si sta cercando di trovare l'aspetto critico ad una stagione che secondo me fino a questo momento qui rimane molto positiva. Poi queste prossime 4 partite saranno certamente decisive. L'aspetto critico però è legato alle ultime 2 prestazioni. Lo stesso Pillon ha dichiarato che sul campo del Cittadella e in casa con il Cosenza la squadra non ha reso, non ha giocato Sì. bene. Molte volte si parla di calo fisiologico. È questo un aspetto che può rincuorare oppure c'è da preoccuparsi? Però complessivamente la squadra ha avuto una
Se ha avuto una qualità, sarà quella della continuità, perché tutto sommato il Pescara ha fatto un inizio di campionato scoppiettante e su quell'inizio lì comunque ha costruito un campionato equilibrato, continuo, perché è rimasta, forse è stata fra le squadre più continue, è rimasta sempre in quella posizione di classifica, sì, tenendo sempre accesa la speranza di questa promozione diretta, tuttora è ancora lì. Quindi io credo che il campionato, poi è normale che ci possa stare una flessione di una o due partite, però se andiamo ad analizzare tutto sommato il rendimento del Pescara, anche paragonandolo ad altre realtà, Pescara ha avuto un percorso secondo me molto, molto continuo. Poi soprattutto le prestazioni di domenica scorsa, di venerdì, certamente hanno influito le assenze, perché obiettivamente quando una squadra ha un organico di questo genere qui e perde nella stessa partita i due uomini di qualità maggiore come Brugman e Mancuso, qualsiasi squadra ne risentirebbe. La Juventus senza Ronaldo ha perso il Genoa 2-0, insomma, toglie la Juventus Pjanic e Ronaldo, cambia anche la Juventus. Il tuo quadro quindi è positivo, sì, da quello che sì, ci hai detto. Totò si trova d'accordo con l'analisi di Fabio? Vuole aggiungere qualcosa? Oppure no, cioè, sì, in parte sì, voglio dire, nel senso che il campionato del Pescara finora è superiore a tutte le aspettative, a tutte le attese. Il problema è che strada facendo le situazioni sono un po' cambiate, sia per gli avversari, per il modo di giocare. Il paradosso è questo, per esempio, quando il Pescara giocava e entusiasmava pure, stava sempre secondo, terzo, e si continuava a dire non guardiamo la classifica, giustamente, perché il campionato è lungo. Adesso che Pescara zoppica, continuiamo a dire guardiamo la classifica invece, perché tutto sommato siamo sempre in corsa, voglio dire. È un paradosso secondo me. Il campionato, tu sai benissimo, Fabio, che poi le situazioni cambiano, le squadre crescono oppure cominciano a accusare delle incertezze anche per problemi logici che può avere di organico, eccetera. È proprio questo il momento in cui, cioè, o fai il balzo in avanti oppure no, voglio dire. Come problema vero è questo, che nelle ultime due partite Pescara ha perso delle occasioni, diciamo. A Cittadella addirittura è stata una sconfitta pesante, col Cosenza ci poteva stare addirittura la sconfitta, perché insomma non neghiamo che c'è stato un rigore netto a favore del Cosenza, che probabilmente una partita brutta in cui Pescara è riuscita a tirare due volte in porta. È una squadra in questo momento che non è quella che ti ha dato la speranza che magari celata, nel senso che tu speravi sempre che questa squadra potesse comunque fare molto più di quello che doveva fare. In questo momento è una squadra che questa salute non ce l'ha, questa convinzione alla testa non ce l'ha, e questo si spiega, e questo rallentamento pesante. Noi abbiamo detto, la partita l'ultima di venerdì, probabilmente l'unica cosa da salvare è che finalmente abbiamo visto Bellini, un giocatore che era un oggetto misterioso per 3 mesi. Cioè, l'aggravante è che ci sono ancora diversi oggetti misteriosi, gente che non abbiamo ancora visto, che so, Pinto, Elizalde, Solito, Bettella, voglio dire, giocatori. In effetti questa squadra, secondo me, lo stiamo ripetendo già da un paio di settimane, ha bisogno di essere rivitalizzata. Più che giocare senza paura, giocare, a mio avviso, perché quello che è mancato in queste ultime due partite è stato proprio quello. Poi le attenuanti ci sono, cioè rinunciare a Brugman e a Mancuso in questo momento sicuramente pesa, però nell'insieme l'impressione è che questa è una squadra che adesso, magari anche con la sosta, deve trovare qualche convinzione in più, magari qualche giocatore in più nella rosa per rivitalizzarla, voglio dire, perché in effetti questa è una squadra. Cioè, quindi ci sono stati dei segnali preoccupanti nelle ultime due partite? Sì, secondo me sì, e poi i segnali, noi parliamo sempre di playoff. Un altro segnale importante è che Pescara rischia, se arriva ai playoff, di giocarlo senza almeno 4 giocatori. Poi ne parleremo di queste quali problematiche. Magari sarebbe opportuno allargare la rosa in questo momento, anche puntando su giocatori da inserire, non da lanciare, da inserire comunque nell'organico, nelle rotazioni possibili, perché
È sicuramente una squadra che ha bisogno di freschezza, questo soprattutto. Fabio vuole agganciarsi a queste valutazioni, ti trovi d'accordo? È evidente che voi avete un quadro della situazione molto più ampio, molto più particolareggiato, certo. Insomma io non sì, è che certo, seguo riferito così. Però ripeto, una flessione in una singola partita, oltretutto Pescara giocava contro un Cosenza che fino a qualche giorno fa aveva qualche giorno prima aveva rischiato fra virgolette di vincere contro il Brescia, quindi contro la prima in classifica che esprime un calcio di un certo livello, quindi comunque il Cosenza è una squadra anche ostica da affrontare, difficile, è una squadra che ti sporca sempre le partite, non semplicissima, l'hai affrontata con giocatori non e di poi anche qualità. Quello che un po' tutte le squadre stanno soffrendo, Verona, sì, appunto, Lecce, io calcio spettacolo soffro, onestamente, no? la seguo non sempre direttamente ma sicuramente per televisione e per video. Io calcio champagne dalle altre parti non lo vedo in questo momento qui. C'è una squadra che è il Brescia, che gioca un calcio sicuramente di alta qualità, di grande organizzazione. Poi per il resto vedo un calcio molto, molto prudente, grande occupazione degli spazi, poca qualità, molto timore, poca paura di perdere. Quindi la partita di venerdì, per quanto brutta sia stata, e onestamente è stata brutta, con tutto il rispetto per i giocatori, ma è stata veramente una partita inguardabile. Ma al di là di quello, per quanto brutta, non è una partita che mi ha sorpreso nella sua bruttezza, perché è in linea con quello che è lo standard tecnico del campionato. È un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, dottor Literio. Io vorrei andare un po' controcorrente qui, ma non perché voglio, ma perché parlano i fatti, secondo me. Innanzitutto non sono molto d'accordo sul fatto che questo campionato è equilibrato. Invece, secondo me, mostra un certo squilibrio, perché i risultati sono sempre più imprevedibili. Se sono imprevedibili, vuol dire che è equilibrato. Altrimenti... Equilibrato nello squilibrio, forse, no? Perché insomma, si ripete. Perché si ripete. Se i risultati sono imprevedibili è perché c'è equilibrio. È proprio perché... però chiedo scusa, osservazione, mi permetti? Sono d'accordo con lui. No, ma non è che è d'accordo con lei. Io sto semplicemente seguendo il filo del suo discorso. Se uno dice che i risultati sono imprevedibili, vuol dire che c'è equilibrio, se no non sono prevedibili. Sì, e poi io vedo, come dire, in qualche modo non c'è continuità nel Pescara. Lei parlava di continuità, io invece quello che registro continuamente è la discontinuità, perché il Pescara manca poi gli appuntamenti importanti con il salto di qualità. Quando deve, come dire, vincere la terza, poi non la fa e perde l'occasione. Ed è un po' come il gioco dell'oca, però si torna indietro. È attestata in quella posizione di classifica dall'inizio. Ma perché perdono le terre? È chiaro che una partita la puoi giocare male, puoi perdere, però il Pescara è in quella posizione. Mentre il Verona è stata prima, poi è andata a finire decima, poi è ritornata a quinta, il Lecce è andato fuori dai playoff, poi è rientrato, il Perugia entra e esce, e il Palermo arriva secondo, era prima. Forse l'Italia si riferisce alle gare negli scontri diretti contro le grandi del campionato. Neanche, perché abbiamo perso anche un po' con le piccole. La continuità è un'altra cosa, secondo me. La continuità è, una volta che ti sei attestato in quella posizione di classifica, avere un rendimento nel medio-lungo termine, perché la continuità la giudichi nel medio-lungo termine, non nella singola partita. Al limite, nella singola partita giudichi la maturità di una squadra, non la continuità. La continuità la giudica se quella squadra era terza o quarta in classifica dopo 7-8 giornate, dove la trova adesso? Ancora terza o quarta? È stata qualche volta questo ottava, però no? Dipende dai punti di vista. Perché quelli sono numeri. No, le dico il mio punto di vista. Secondo me il Pescara è rimasta più o meno in quella posizione per demerito delle avversarie, perché molte hanno perso per risultati imprevedibili. Allora, ricordiamo che Pescara fino al giro di boa occupava la seconda posizione. La classifica, forse domenica prossima, cambierà, speriamo di no, perché Lecce ci auguriamo che faccia un passo falso. Se vince Lecce, il Pescara va al quinto posto. Quinto posto, però le distanze sono davvero ridotte, certo. Ma perché perdono Palermo, Brescia, Verona, Lecce in maniera discontinua? Le altre sono discontinue. Quindi, come noi. La tua analisi è meno ottimistica, da quello che capisco. Nel senso che bisogna capire come mai questo Pescara ha dei risultati discontinui e manca proprio gli appuntamenti con il salto di qualità. Non riesce a vincere la terza. Prima, seconda, la fila, la terza no. Torna a perdere. Ok. Vedo Riccardo sbuffare, che è successo? Con chi ti trovi d'accordo intanto? Con nessuno. Io ti dico parere. La verità, sono seriamente preoccupato, perché ho visto un calo di gioco, un calo di rendimento, un calo atletico, soprattutto nel col Cosenza, siamo partiti con Cittadella, non c'è stata la reazione in casa col Cosenza,
Abbiamo fatto una partita, credo, forse la più brutta di quest'anno. Abbiamo portato a casa un punto guadagnato, perché questo è un punto guadagnato, una partita dovevamo perdere. Al di là dell'episodio del rigore, che è un rigore netto, che non ci è stato dato, ma quello rigore netto e sarebbe stato dato in qualsiasi partita. Vabbè, molte volte è stato penalizzato. No, però, sto parlando di questa partita, no, che dobbiamo dire le cose. Sì. Cioè, se una squadra gioca in questo modo, voglio dire, sugli episodi del rigore, non ne parliamo. Trovare delle difese a una partita del genere è impossibile, perché è un giocatore veramente male. Io credo che Fabio volesse difendere la prestazione. No, l'ha detto. Ma è una brutta partita in assoluto. A mio avviso, per quello che ho visto, da come siamo partiti, da come abbiamo sviluppato il campionato e da come siamo ora, trovo veramente una squadra in declino e sono seriamente preoccupato, perché questi playoff che fino a oggi erano, diciamo, dati per scontati, se andiamo avanti così dobbiamo andare a Lecce, Palermo e Ascoli, sono tre incontri dopo poi il filotto delle quattro che dicevi prima, sono tre partite importantissime che se le sbagli sei fuori dai playoff. Quindi io tutta questa sicurezza che aveva, io non la, attualmente, per quello che ho visto in questa partita, anzi nelle ultime due giornate, non le vedo. Ti aggiungo, avevamo criticato, diciamo, avevo criticato, parlo per me, sia Ciofani che Del Drosso per la partita che avevano fatto sulle fasce, hanno cambiato, hanno messo Balzano e Perrotta e non ho visto questo salto di qualità, ho visto una squadra che qualche problema ce l'ha. Un problema di costruzione, probabilmente manca Brugman, che questo è il punto fondamentale, manca qualità, manca colui che smista, però ho visto una squadra imballata e mi dispiace, perché secondo me la qualità c'è, ma devo dire che ha ragione Totò, è il momento questo di inserire qualche giovane frizzante che dia un cambio, perché se no la squadra la vedo veramente imballata. Questo è il mio pensiero. Mi vedo belli carichi già dal primo giro. Non si può dire siamo bene, no, 45 punti, va dire. Bene. No, questa partita abbiamo giocato malissimo, diciamo le cose come stanno. E su questo siamo tutti d'accordo. Grazie. Tutti d'accordo su questo. Guerino, testa. Ma io penso che il discorso è molto più semplice. Nel senso che siamo a 8 partite dal termine, il Pescara si trova in una situazione di tutto rispetto. Oggettivamente la partita è stata sbagliata, c'è stato pure è accaduto un qualcosa che non accade mai, nel senso una classica papera, come si vuol dire, di Fiorillo, che invece è sempre risultato uno dei migliori in campo, è sempre un portiere che è un lusso per la Serie B, forse è stato anche un vantaggio perché ha dato un po' una svegliata anche alla squadra, ecco, lo stiamo vedendo adesso in diretta. Beh, diciamo anche che sono stati bravi a reagire immediatamente, perché sono stati bravi a reagire, rischi di perdere. Due partite giocate sottotono, una persa meritatamente, una acciuffata così all'improvviso, ci può stare. Io penso che questa sosta adesso capita in un momento importante, perché se l'allenatore con il gruppo riuscirà a dare una sterzata e anche a riprendersi un po' da un punto di vista fisico, le prossime quattro partite saranno determinanti e per il Pescara se le può giocare ad armi pari con tutte e quattro le squadre. Certo, se poi, come diceva il buon Clinco, ne perde tre, vuol dire che le altre sono più forti ed è giusto che il Pescara non faccia. Ecco, proprio Pellon ha detto la squadra è spremuta. Fabio, ritieni che in pochi giorni che non ci sono grandi ricambi, si sa pure che il Pescara è abbastanza dipendente da Mancuso, perché quando non hai due o tre attaccanti che ti fanno più di 10 gol a ciascuno è difficile poi centrare la promozione. Beh, i ricambi in una rosa di 26 giocatori potrebbero esserci. Il problema è che non si sa se ci sono ricambi, questo perché non ce li fa vedere, voglio dire, tutto là è il problema vero. Insomma. Poi bisogna vedere se sono all'altezza, esatto. Cioè se il valore... Eccolo Francesco, sì. I ricambi ti dice di no, perché altrimenti l'avrebbe fatti giocare, perché a parole ha fiducia di tutti quelli che hanno giocato poco o per niente, però dopo i fatti dicono che non è che ha dato tanto spazio. Secondo me, sotto sotto, intanto concordo dal di fuori sull'analisi di Lupo, perché nell'analisi di Lupo io aggiungo che il Benevento, che sembrava la squadra lanciatissima, viene da 3 sconfitte consecutive, bruttissime, 3 prestazioni e 3 sconfitte che lo hanno riportato molto indietro, perché il Benevento era arrivato secondo in classifica, aveva scavalcato pure il Palermo. A conferma che in questo periodo evidentemente cali alti e bassi ci sono.
Secondo me forse sotto sotto, in molti, in pochi, io non lo so quanti ne sono, però non c'è più la, come devo dire, ma senza tante parole, che meglio essere sintetici, non c'è la fiducia in Pillon, la stessa fiducia che si aveva prima in questo allenatore. E credo che questo dipenda proprio dal fatto, quando diceva... Ma chi è che non ha fiducia? Dico, ho detto pochi, molti, in generale, nell'ambiente. La squadra deve avere fiducia nell'allenatore, no, nella società. Sto parlando di se non ce l'hai tu, se non ce l'hai io, se non c'è Riccardo, ma un altro conto. L'ambiente intuisce, influisce, perché poi evidentemente determinati problemi si possono ripercuotere anche sulla squadra e sul rendimento della squadra. Vale quello che ti ho detto un istante fa, tanti giocatori non li abbiamo visti. Bellini dice che stava 6 kg sovrappeso e è dovuto scendere di peso, però gioca la prima partita e gioca bene. Ho capito, ripetiamo il discorso, però l'importante è che la squadra abbia fiducia nell'allenatore, la società abbia fiducia nell'allenatore. Sicuramente, io credo che sicuramente seguirà l'allenatore, però l'ambiente intendo le discussioni, qui siamo in 7 e due la pensano in un modo, due in un altro e tre in un altro, perché forse tutta quella fiducia, ripeto, è una sensazione, io non ho certezze, perché chi mi dà le certezze, però... Viviamo di sensazioni. Ma sì, in questo momento sì, perché d'altronde, se no non c'è spiegazione, perché questa squadra ha avuto un rendimento di punti, ma soprattutto di gioco, di continuità, per vari mesi, e adesso va a corrente alternata, perché che va a corrente alternata è un dato inoppugnabile. Sì, è un dato la continuità della quale parlava Fabio era relativa alla stagione e al piazzamento in classifica, no? Sì, no, è chiaro che ci siamo infatti, sto parlando in questo ultimo periodo, se ci fermiamo alle ultime due partite ha ragione Klingo, non è che c'è da preoccuparsi, c'è da mettersi dentro al letto e sperare, speriamo che non muoia. Allora, prima Francesco parlavi del Benevento e colgo l'occasione per andare in regia a salutare Andrea Costantini per sapere se ci sono novità dalla squadra campana oppure altre novità di giornata. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, beh, da Benevento certamente non è un bel momento per la squadra sannita, 3 sconfitte consecutive, però il presidente Vigorito ha ribadito la fiducia al tecnico Bucchi, il prossimo turno in trasferta ad Ascoli, però è chiaro che viene monitorata la situazione del tecnico che ha iniziato proprio con il Pescara, la sua esperienza da allenatore. Dagli altri fronti, a Foggia scongiurata la penalizzazione, nella giornata di oggi pagati emolumenti e contributi ai tesserati, ai calciatori, si paventavano 4 punti di penalizzazione, ma così non sarà, il Foggia ha pagato. E poi a Padova, secondo esonero stagionale per Pierpaolo Bisoli, stavolta panchina affidata a Matteo Centurioni, qualcuno lo ricorderà, ex difensore tra le altre squadre del Cagliari, lui è l'allenatore della Primavera, viene promosso in prima squadra. Questo appunto dagli altri fronti, aggiungo che è una serata senza gare in Serie A e in Serie B, in Serie C Pordenone Monza 1-0, in Serie di Savignanese Cesena 1-0, sono risultati parziali. A te. Grazie, tra poco sentiremo anche una breve intervista che la nostra Roberta Di Santa ha realizzato con il presidente Sebastiani, sia per gli aspetti tecnici sia per le vicende societarie. Questa sensazione che ha Di Francesco, cioè di una fiducia non più totale, ecco, definiamola così, su Pillon, è una sensazione che avvertite anche voi oppure no? Pietro e tutti quanti. Perché se per ambiente intendiamo, e sicuramente lo è, la società, in primis il presidente Sebastiani qualche volta ha avuto da ridire su Pillon, su alcune scelte e su alcune mosse che ha fatto, quindi ci può essere questo aspetto che possa condizionare. Però criticare la prestazione non vuol dire non avere più fiducia nell'allenatore. No. Però credo, è un messaggio che arriva all'allenatore che sicuramente non aiuta, diciamo. Io in generale da pescarese, da tifoso del Pescara, insomma, da tantissimi anni, sono rimasto negativamente colpito dalla mancanza di pubblico venerdì. Lo confesso, io sono arrivato allo stadio pensando di trovare un Adriatico abbastanza pieno, data la posizione di classifica, anche perché la partita la partita di venerdì era una partita che poteva dare 3 punti importanti al Pescara, era una partita accessibile, quindi
mi sarei aspettato una certa cornice di pubblico, adesso non dico l'Adriatico pieno, però una certa cornice di pubblico. Quando sono arrivato, e sono arrivato tra l'altro a pochi minuti dall'inizio della partita, quindi ormai a pensare di non trovare posto, no? non dico quello, però onestamente mi aspettavo comunque la consueta cornice di pubblico che sono abituato a vedere a Pescara. Vedere gli spalti, spalti così vuoti. Ma quando le vedevi? Beh, no, vabbè, nei momenti di entusiasmo, però c'è stata sempre. Infatti non c'è entusiasmo. Non c'è, ecco, quindi quando... All'inizio, voglio dire. No, però all'inizio... Pescara faceva 6.000 presenze all'inizio, ne fa 6.000 adesso. Però all'inizio c'era scetticismo. Sì, però la squadra giocava bene. All'inizio c'era scetticismo nei confronti della squadra e no, io era un po' che non tornavo, ripeto, quindi ho fatto una considerazione ad ampio raggio. Quando si parla, secondo me, di scetticismo in generale... Non credo che sia nei confronti di Pillon, però in generale c'è proprio una distanza, una freddezza e quindi conseguentemente uno scetticismo verso tutto ciò che fa questa squadra e questa società. Questa è la sensazione che ho io da addetto ai lavori, che sta dall'esterno, che vede le cose, quindi non con la percezione. Questo fatto ti colpisce? Questo fatto mi colpisce che c'è una distanza. Sappiamo anche tante ragioni, non le... certo. però mi colpisce, tutte le volte che arrivo mi colpisce questa distanza che c'è oggettivamente fra l'ambiente e il rendimento della squadra. Un rendimento della squadra che, visto, ripeto, dall'esterno, è un rendimento comunque molto positivo. Scusate, ma secondo voi, è una domanda buttata lì così, ma secondo voi Pillon e anche gli stessi giocatori non sono un tantinello preoccupati di questo rendimento, diciamo, nelle ultime 2, 3, 4, 5 partite? Perché c'era stata pure la scoppola in casa con il Brescia, poi è arrivata la vittoria con lo Spezia, ossia di questo rendimento completamente diverso da quello di... perché se guardiamo la classifica, il Pescara non è che sta facendo bene, sta facendo benissimo, però siccome ultimamente non c'è lo stesso rendimento di prima, dice, ma nemmeno il Benevento, ho capito, ma io parlo del Pescara, che me ne frega a me, ho detto il Benevento per dire no, che pure giù ci avranno i loro problemi, il Verona, hai ragione tu, era fuori dai playoff e adesso è un punto avanti. Cioè, quindi qual è la domanda? No, la domanda è che forse, credo che gli stessi giocatori, lo stesso Pillone siano preoccupati e questo giustifica l'analisi che facciamo noi, che noi stiamo parlando della partita con il Cosenza, stiamo parlando della sconfitta in Cittadella, non stiamo dicendo quando all'andata travolgeva tutti, quello l'abbiamo visto, l'abbiamo analizzato, bravissimo. Adesso da te, Pietro, credo che un piccolo allarme, come devo dire? Io vorrei restringere una cosa, perché 2 settimane fa Pillon, non io o tu o lui, hanno detto adesso ci aspettano 10 finali. Cioè, questo l'ha detto l'allenatore, non è che l'abbiamo detto noi. Sì, dopo l'aver raggiunto la quota salvezza, diciamo. Ora ci aspettano 10 finali. Il problema è questo. L'ho detto anche che queste 10 finali sono iniziate male. Cioè, sono iniziate con 2 partite pessime. E io quello ti sto dicendo. Stiamo parlando dell'attualità. Cioè, il problema è questo. Al di là della classifica, per cui ti dico, la classifica, noi diciamo, adesso la classifica si dice questo, giustamente. È giusto, sperare anche una promozione diretta. Aggiungo, Totò, che Pillon, gli spogliatori, ha anche detto, non vorrei che la squadra sentisse anche la pressione di questa... L'ha detto adesso. Allora devo cambiare mestiere. Se c'è una pressione per una cosa del genere... No, dopo la partita col Cosenza. Vanno a fare il falegname. Esatto, però 2 settimane fa, ve lo ricordate? Cioè, la cosa che ha detto chiaramente, adesso ci aspettano 2 finali perché cerchiamo di entrare ai playoff e abbiamo pure quest'altro obiettivo, non ne parliamo. Però l'obiettivo era quello. Cioè, in questo momento il campionato cambia per tutte le squadre. Cioè, chi ce la fa e chi non ce la fa. Il problema del Pescara in questo momento non è, voglio dire, Pescara di inizio di stagione, dei primi 3 mesi, se giocasse a livello di quelle di quei primi 3 mesi, oggi sarebbe un'altra squadra. Oggi non è in grado. Però vi faccio una domanda. Quale squadra? Quale squadra in questo momento qui vi dà la sensazione di continuità e di forza? Bisogna farla questa domanda. Fabio, perché non la conosciamo. Noi stiamo a parlare della squadra che conosciamo, non è che stiamo a parlare in generale del nulla. Stiamo parlando di questa squadra, la situazione di questa squadra. L'altra, che ne so qual è il problema del Benevento o il problema del Verona che l'ha avuto prima. Parlando di questo momento, secondo me, perché di questo dobbiamo parlare, ci mancano 8 giornate, ne mancavano 10, non è un caso se Pillon giustamente ha detto adesso ci aspetta, perché erano 10 finali. Sono calci da fare, quando tu stai in quella situazione. A parte tutto questo fatto delle finali lo dicono tutti gli allenatori. No, Pillon non l'ha mai detto. Lo dicono tutti. È stato sempre la frase più
contento, non l'ha mai detto. La frase più citata, no, arriva negli ultimi 10 partiti, queste 10 finali. Tutti gli allenatori, io ti dico che Pillon non l'ha mai detto, anzi, è stato sempre messo, ha cercato di spegnere certi entusiasmi per tutto il campionato. Cioè, si è sbilanciato. Ma si è sbilanciato per forza di cose, perché tu, voglio dire, tu stai lì a un punto, stavi a un punto dalla promozione diretta, è ovvio, che deve dire, mi ritiro, ha detto una cosa scontata. Vabbè, qualcuno vuole rispondere alla riflessione di Fabio, qual è la squadra? La preoccupazione secondo me è quella, che questa squadra non sta rispondendo anche a quello che erano le attese. Ma che non ci sia una squadra come sulla domanda. Guerino ha detto il Brescia? L'unico è il Brescia. È vero che non conosciamo le realtà perché non viviamo nelle altre città e non siamo nei campi di allenamento, però il Brescia sino ad oggi ha dimostrato una robustezza in tutti i reparti, una squadra che perde 2-0 ti vince 3-2, non è un caso. Guardate che il discorso che facciamo noi è un attestato, lascia il tempo che trovi. Brescia ha segnato tutte le partite, uno non ha segnato e ha perso, ha segnato sempre, è un altro tipo di squadra. Noi stiamo a parlare del Pescara, molto velocemente, scusate, guardate che questi discorsi, almeno da parte mia, sono attestati di stima nei confronti del Pescara, perché ci ha dimostrato per mesi, sì, ma è così, perché per mesi ci ha dimostrato che poteva vincere, giocare bene, perché non è detto tanto che se giochi bene vinci sempre, ma quello vinceva, giocava bene, entusiasmava, dava i segnali di forza. C'erano tutte le premesse, tu dici, ma è difficile mantenere 10 mesi. Ma il succo del mio discorso è esattamente questo, Francesco, che secondo me, io per questo ho fatto questa domanda provocatoria, alla quale non avete risposto, e lo comprendo, forse. Lo comprendo. Che te lo dico, l'unica in Brescia. Ma la provocazione mia è questa qui, nel senso che si stanno drammatizzando due partite che secondo me, magari sono state giocate non benissimo, non all'altezza della situazione, così, si stanno drammatizzando. Quando invece non c'è da drammatizzare, c'è magari da analizzare, cioè secondo me c'è stata una drammatizzazione di queste due partite, una preoccupazione secondo me che crea un clima di sfiducia, come hai detto, o anche di scontento o anche di depressione, che secondo me è ingiustificato, questo rispetto al cammino del Pescara in rapporto al cammino anche delle altre. Pietro e Guerino. Pietro. Purtroppo non è così, non è solo la questione delle ultime due partite. Il Pescara ha fatto due partite bene e poi ha mancato la terza e la quarta, poi di nuovo due partite bene, la terza e la quarta. Non è questione di solo queste ultime due partite. Se questo si ripete nell'andamento del campionato non è più un caso. Significa che c'è qualcosa che non va, perché non è questione delle ultime due partite. Poi un'altra cosa vorrei distinguere. Quando parlo di discontinuità parlo non solo nei risultati ma anche nella qualità del gioco. Il Pescara spesso nella qualità del gioco cambia proprio, si trasforma, perde in intensità, perde in determinazione, sembra irriconoscibile in alcuni momenti. Scusate. Guerino, prima si voleva inserire. No, io volevo riprendere un po' un passaggio che ha fatto il direttore Lupo, quando parla di mancanza di entusiasmo e anche presenze forse poco significative rispetto ad altre squadre, tipo Ascoli, tipo Perugia, che già quando vedi il filmato c'è un calore, un afflato diverso rispetto al Pescara, che da sempre ha avuto sempre la curva, abbiamo sempre detto, del dodicesimo uomo in campo. Ma la curva c'è ancora, scusa, problema del tipo, cioè lo stadio del Pescara quest'anno non è stato mai così vicino a Pescara, poi se ci vanno 6.000, 7.000 persone, no, però che non prima ci sia, respiravi un'aria di rabbia da chi ci andava allo stadio, quest'anno secondo me quelli che sono andati a vedere la partita sono stati eccezionali. Ma mica, aspetta, questa storia delle presenze, Pescara io me lo ricordo dagli anni 60, quelli so che ragazzi, Antonio, sto dicendo qualcosa, se vince, vanno 40.000 abruzzesi a Bologna, scusate, se vince, Antonio, io volevo dire, forse mi sono espresso male, io ho detto, siccome il Pescara, così come è stato detto, è stato poco o meno continuo, però è stato sempre una posizione di livello e una posizione dentro il playoff, e ha dimostrato con il gioco di essere una squadra, spesso e volentieri non essere seconda a nessuna. Ricordiamo che tante squadre o sono molto dietro o sono fallite o sono in Serie C, anche squadre più blasonate, forse facendo un grande merito alla curva, ai tifosi e tutti, saremmo aspettati
anche in partite particolari, tipo quella di venerdì, una bella serata, se si però vinceva. Però le cause sono molteplici, senza che le ricordiamo, perché diventa stucchevole questo discorso. Anche perché la partita con Cosenza veniva dopo le quattro sberle di Cittadella, quindi... Vabbè, questo discorso... E lo stesso Pillon aveva detto, voglio vedere tanta gente allo stadio. Lo so, capisci, aveva ragione Riccardo. Pillon, però... Sì, dico quello che ho detto prima. Io Ridici quello di prima. No, vi dico che sono preoccupato, nel senso che io mi vedo positivi. Io non vedo. Che hai visto positivo? No, non vedo. Cioè, si parlava anche del clima. Io devo dire che sono le ultime due partite, anzi, mi rilascio quello che ha detto il dottore, cioè questa alternanza, c'è qualcosa che non va, perché gli uomini sono stati cambiati, ma l'atteggiamento della squadra non è cambiato. Ma quando Francesco parla di sfiducia a Pillon, tu ci credi o no? No, io non, guarda, io in questo momento sull'allenatore non parlerei, perché l'allenatore sta facendo un percorso. Ci sono, però la sfiducia, lo sfiducia no. Io ho detto la sensazione, io che ci sia la sfiducia sull'allenatore assolutamente non credo. Io però credo che ci sia un calo della squadra a livello psicologico, a livello di emozione. O loro hanno pensato di essere già ai playoff, si sono un po', ho detto vabbè, tanto ci siamo, anche perché i playoff dipende, se arrivi terzo o quarto è un conto, se arrivi quinto o sesto è un altro, se arrivi settimo o ottavo è un altro ancora, perché se tu arrivi settimo o ottavo ai playoff e entri, voi, tu che poi sei un uomo di calcio, sai perfettamente che è veramente complicato avendo poi la partita in trasferta. Quindi devi anche arrivare ai playoff in un certo modo. Questa squadra che mi aveva dato con lo Spezia delle buone sensazioni, a un certo punto mi ha trollata sotto tutti i punti di vista e su tutti i reparti. Soprattutto tu, Riccardo, insieme a Francesco e Totò, hai partecipato molte volte a questa trasmissione. Nel girone di andata, adesso non ricordo chi di voi tre, disse... Pillon impiega sempre gli stessi uomini. Non vorrei che a marzo questa squadra risentisse anche di un impiego non completo della rosa. Ricordate quando si faceva l'esempio, Sarri utilizzava sempre la stessa squadra, Ancelotti fa più turnover rispetto al Napoli, per esempio. Facciamo un esempio, Scognamiglio sta giocando non bene, benissimo. Sì. Ma quando abbiamo aspettato per vedere Scognamiglio? Con tutto il rispetto per Rotta, Gavion e Campagnaro. Questo è il discorso sulle scelte. Io parlo che Pillon ha costruito questa sua stagione su uno schieramento quasi sempre simile, cambiava poco. Adesso si può pagare dal 4-3-3 al 4-3-1-2, ci sono venuti 2-3 sperle, perché se no il problema di uomini, si paga un po' il dazio la squadra su quei 15, insomma. Il problema che stiamo ripetendo, non parlo di moduli, parlo di uomini. Se fosse così, significa che Pescara, dopo le pause, ci sono state diverse pause anche lunghe, riprendeva la grande perché i giocatori erano riposati, invece ha perso diversi appuntamenti anche dopo le pause Pescara. Sì, ma giocando male, tra l'altro. Memmusciai, Bruno e Trecco, con tutto rispetto, non sono tre giocatori di qualità come andò qua, tu avevi Machin e Brugman. Ma perché tu devi dire, ho capito, sul tecnico, ma non smisti il pallone. Interrompo, perché con lo Spezia hanno fatto una partita strepitosa tutte e tre, voglio dire. È vero. E ma infatti, non può essere quel problema vero, quello che stiamo ripetendo dall'inizio, che lui ha bloccato la squadra e noi abbiamo giocatori presi a gennaio che non abbiamo mai visto. Fatemi capire, possibile che, non lo so, un giocatore come Pinto, che ha fatto comunque un campionato con l'Ascoli, 15-16 presenti, non possa fare un minuto? C'è bisogno, se manca il terzino sinistro, di metterci un destro e sinistro? È una cosa che stiamo ripetendo dall'inizio. È bloccata. Questo potrebbe essere uno dei motivi. Questo potrebbe essere un problema. Una sfiducia da parte dei giocatori, fermati, nei confronti dell'allenatore. Fabio, inconsciamente. Sì, su questo argomento poi andiamo in pubblicità. Però il problema di limiti. Quando conti su uno zoccolo duro di squadra e poi nel giorno di ritorno vedi che le cose non funzionano, è difficile ricaricare le batterie di quelli che sono stati messi un po' in disparte. Molto dipende dalla gestione che tu hai nel corso della stagione, di come li fai sentire importanti.
Io credo, io ho sempre detto che Pillone è una persona di buon senso, non credo che abbia fatto sentire, anche se poi nei numeri non hanno giocato molto, però io mi posso sentire importante anche non giocando. Come senti troppo, ad esempio Antonucci, esatto, che nell'ultima partita non ha brillato, è rimasto fuori 10 partite, ecco, in seguito, poi lo ributti. Dopo che all'inizio tutti quanti parlano del fenomeno. Ho dato l'esempio di Antonucci. Antonucci, al di là degli infortuni, aveva giocato bene, poi è uscito con 10 partite. Però complessivamente, ecco perché io, così continua a battere sul tasto della continuità, complessivamente comunque questa squadra ha avuto dei buoni risultati, non è stato sempre facile cambiare, perché tu devi cambiare una squadra che tutto sommato stava vincendo e stava dando dei risultati positivi. Non è facile dire muovere una squadra che comunque ha dei risultati, dire ad, non so, a Marras adesso esci perché sai, casomai domani dovesse andare male, adesso ti faccio giocare Antonucci perché così poi quando domani che dovessimo andare male Antonucci è pronto e tu no. Cioè, quando la squadra va bene, e il Pescara è quello che secondo me sfugge un pochettino, tutto sommato, complessivamente, pur con qualche defaianza, un qualche passaggio fisiologico che ci può stare, e tutto sommato la squadra ha fatto bene, e quindi diventa difficile anche per l'allenatore ruotare i giocatori. Nel momento di difficoltà lì si vede quanto sia stato bravo l'allenatore nel tenere vivo comunque i giocatori, la Juventus, la partita, tanto per citare la partita così la bocca di tutti, Juventus Atletico Madrid, uno dei migliori in campo a colpire è stato Spinazzola, sì, giocatore, perché probabilmente c'è stata una gestione anche del giocatore che è stata fatta ad hoc per farlo trovare pronto in determinate occasioni. D'altronde quello è il destino di chi sta in panchina. D'altronde Bellini non ha mai giocato, entrato venerdì. Io faccio altro esempio, scusa Fabio, è giusto, cioè, il turno è altrettanto facile, per esempio, far giocare Del Sole. Mentre dopo due gol a Lecce, voglio dire, tu mi dici non cambia la squadra, benissimo. Dopo il cambio a Lecce, due aria ha fatto 5 minuti un'altra partita, 5 minuti un'altra, 10 minuti un'altra. Cioè il problema vero è che lui ha bloccato, cioè Del Sole, perché Del Sole non ha mai giocato? È una domanda che ci stiamo facendo dall'inizio, perché questo ragazzo... Questo vale anche per Elisalde. Esatto, ma soprattutto io parlo di Del Sole perché l'abbiamo visto entrare 7 volte, è entrato sempre bene in partita, vuol dire non è un giocatore, evidentemente non ci credi, che ti devo dire? Non è che deve stravolgere l'assetto della squadra, però se io fossi deve trovare un modo per sfruttare un po' tutti, voglio dire. Ma evidentemente io ti potrei rispondere, se fossi Pillon ti potrei rispondere, è entrato 7 volte bene perché è entrato al momento giusto. La controprova, no? Non c'è la controprova, ma perché lui non lo sa se entro dall'inizio che resa Pillon lo può dire, come lo fa a dire prima? Pillon lo può dire, ma Pillon lo può dire perché Pillon allena Del Sole e tutto l'organico, lo allena tutti. Noi non sto dicendo che non sbaglia mai, ma così dici, su, cioè lui lo vedi in allenamento, io non sto dicendo che non sbaglia mai. Anche Capone è entrato 7 volte e 7 volte non ha beccato palla, allora l'ha visto bene Capone, ha visto bene in allenamento e dopo lo delude, fatemi capire, io questo non capisco. Ma però, ci sono degli equilibri all'interno di un organo, di uno squadro, con Pietro poi andiamo in pubblicità, Pietro devi togliere Marras o quella, cioè ci sono dei momenti del campionato in cui tu hai un organico di 26, mi spiegate perché deve avere 26 giocatori per gara, se ne giocano 18, fatemi capire perché, sono perché, qual è il motivo, perché? Per spendere i soldi, per buttare i soldi, giusto, fatemi capire, a me mi sembra una cosa da male. Dietro e poi andiamo in pubblicità. In parte sono d'accordo sulla maggiore rotazione dei giocatori, renderli più protagonisti, però come spieghi, a parte i singoli, Tutto il fatto che il Pescara fa una partita ad alta, più alta intensità, o quella successiva, due partite dopo, a bassissima intensità, sbagliando anche disimpegni banali? Guarda, se parliamo al di là di tutto, al di là dei singoli, Fabio, che sicuramente ha raccolto molto più di quello che valeva. Perché su questo non ci però parlo della qualità del gioco di quello in campo, che è mancato, nel senso che poteva dare qualcosa in più. Io credo a questa squadra. L'Isola l'anno, se la gente avesse detto che sta a 45 punti, nessuno avrebbe creduto a questa squadra. Se c'è uno che ha creduto in questa squadra, per certi aspetti, sono stato io, perché viene ad avere le interviste di precampionato e io ho detto: questa è una squadra, il testimone, il centro, il messaggero. Questa è una squadra che se gioca senza pressione, se gioca senza pressione perché è una squadra giovane, se gioca senza pressione, può raccogliere dei risultati perché ha nel DNA. Li ha fatti. Stiamo criticando questa squadra come se stesse deludendo clamorosamente. Fabio, ti rispondo subito. Ho detto prima che sono d'accordo con la tua analisi. Però quello che hai detto tu benissimo vuol dire che questa squadra, quando ha giocato tranquilla, andava bene. Ma andava benissimo, ecco, attenzione.
Adesso non ha lo stesso rendimento perché è arrivata la pressione delle 10 partite nelle quali ti giochi tutto. Bene, ma ci fermiamo, 21:45 minuti. No, ma per adesso è ovvio. Aspetta, poi andiamo a Lecce, vinciamo a Lecce, vinciamo col Palermo, qua cambi i discorsi. Ma è normale che cambi i discorsi. Di dare un clima di fiducia, ma ha detto bene Allegri, quattro giorni fa vi parlavate di fallimento, adesso mi dite che noi siamo Gervinato. Ma cazzarola deve mettere? È lo stesso modo qua. Io credo bisogna creare un clima di fiducia intorno a questa squadra che se ne meritava questa Fabio, fiducia. Ti voglio non dire che il clima di fiducia lo crei pure dicendo che c'hai anche altri giocatori che possono essere la causa. Ci può essere un po' di è un clima di fiducia, altrimenti sono tutti scarsi. Tutto la pubblicità, fermati. Pubblicità, okay. Due minuti e torniamo in studio. Non mi ricordo. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:51 minuti, rientriamo in diretta. Tra qualche istante sentiremo una breve intervista realizzata da Roberta Di Sante con il presidente Sebastiani, che parla del momento della squadra e rassicura anche i tifosi sul pignoramento che ha subito
un socio della Delfino Pescara, si tratta della CIMAM di Danilo Iannascoli. Sono state pignorate le quote dal commercialista teramano Massimo Mancinelli, incaricato dal Tribunale delle Imprese dell'Aquila a fare luce sui bilanci del Pescara dopo la denuncia proprio dell'ex amministratore delegato Iannascoli. Il Tribunale delle Imprese in prima istanza ha dato ragione a Sebastiani, ma Iannascoli ha fatto ricorso. A breve ci sarà la sentenza. A tal proposito Iannascoli ha dichiarato: ai miei legali non è stato notificato nulla, la parcella di Mancinelli non è stata pagata perché siamo in attesa della sentenza definitiva. Andiamo a sentire il presidente del Pescara. Presidente Sebastiani, ripartiamo da venerdì sera, un pareggio un po' deludente quello contro il Cosenza. Sì, ma sicuramente non una bella partita, però poi alla luce degli altri risultati ci rendiamo sempre più conto che questo campionato è molto livellato e anche quelli che come noi stanno là davanti dall'inizio soffrono, possono soffrire con tutte le squadre, però prendiamoci il buono, prendiamoci questo punto e prepariamo al meglio le prossime due, che saranno due partite veramente importanti per il Pescara. Presidente Sebastiani, ci può fare chiarezza sulla questione, sulle ultime voci che parlano del pignoramento delle quote CIMAV della Delfino Pescara? Ma io sinceramente, come ho detto a qualche vostro collega, siccome sono 10 giorni e sono impegnato per lavoro e non sono stato in ufficio, non so onestamente che cosa sia arrivato e se è arrivato qualcosa. Però la cosa che tengo a dire, perché ho ricevuto tante telefonate da tanti vostri colleghi, è che anche nel caso in cui uno dei soci dovesse avere un problema di questo tipo, la Pescara Calcio non rischia nulla perché non c'entra assolutamente nulla. Le penalizzazioni si prendono solo se non paghi, il Pescara la scadenza l'ha già onorata qualche settimana fa. Torniamo sul fronte campionato, secondo lei sui risultati delle ultime, insomma, delle ultime partite pesa un po' la stanchezza di questa squadra, pesano un po' le assenze? Ma è un campionato dove abbiamo fatto diverse partite infrasettimanali, quello sì, però è anche vero che l'hanno fatte tutti, quindi non è che possiamo guardare pesa o non pesa. Secondo me ci può essere un momento di difficoltà o qualche partita che va a vuoto, però il Pescara sta facendo un grande campionato, perché essere lì a 45 punti in questo momento, praticamente a 4 punti dal secondo posto, credo che sia un campionato importante. Fabio Lupo, ecco, facciamo chiarezza su questo discorso. Sono uscite fuori delle voci su penalizzazione per un pignoramento subito, non c'è nesso, quindi nessun rischio, no? No, assolutamente, le penalizzazioni in questi oggi campi... ha rischiato il Foggia se non pagava, sì, gli stipendi. Sì, perché ci sono quelle scadenze che sono relative soprattutto al pagamento degli emolumenti dei tesserati, in quel caso lì possono scattare delle squalifiche, ma non per provvedimenti giudiziari che sono estranei, diciamo, all'attività, come posso dire, normale della società. No, assolutamente no. Insomma, anche il presidente Sebastiani sembra ottimista, no, Guerino, sul fatto che la squadra può riprendere il suo cammino. Questa sera abbiamo toccato i discorsi sulle scelte, sui moduli. Anzi, Totò, secondo te tornerà al 4-3-1-2, perché tu ci azzecchi sempre. Sì, penso di sì, però con Borrell, con Bellini. Avevi detto che giocava Borrell, invece non ha giocato. Però ci è andato vicino. Intanto l'ha convocato, però io no, lo terrei ancora convocato, perché il ragazzo sicuramente... Ci gioca Bellini al posto di Monacchiello. Sì, penso di sì, insomma, dopo quello che abbiamo visto l'ultima partita, credo che sia più funzionale rispetto a Monacchiello. Guerino, quindi ti trovi d'accordo con le valutazioni del presidente? Perché non so, vabbè, chi, Literio prima diceva il presidente ogni tanto punzecchia l'allenatore, ma alla fine credo che sia soddisfatto. Ma lo ha dichiarato in più sedi, più volte. Poi è ovvio che quando qualcosa non va per il verso giusto, è giusto che il presidente possa dire la propria. Però non mi sembra, se facciamo un'analisi, un bilancio del rapporto e di quello che è accaduto in questo anno di calcio, il presidente stava sempre Pietro al fianco dell'allenatore. Non ci credi? No, sorrido perché pensavo a un altro elemento di realtà, cioè il fatto che il presidente non ha esercitato l'opzione a febbraio, no? Che poteva dare sicuramente un messaggio di fiducia nel rinnovare subito il tecnico, la fiducia al tecnico.
quello è un elemento secondo me da tenere in considerazione. Adesso il significato preciso, però il messaggio che arriva non è sicuramente di massima fiducia secondo stando me. Stando le dichiarazioni di Pillon non è stato... Non pone nemmeno il problema Pillon. Appunto, ecco, non è stata una decisione della società con Pillon che magari avrebbe voluto rinnovare. Che lui stesso ha detto andiamo avanti, se ne riparlerà a tempo debito. Anzi, Pillon è stato abilissimo anche nella comunicazione perché dopo ha detto me lo devo meritare, quindi... stato molto bravo. Riccardo sorridi perché... Ma qua non, scusa, non, sì. Guarda, qua non è che è soddisfatto il presidente, è soddisfatto Lupo e altri non sono soddisfatti. Di questa stagione, sin qui, vabbè, non voglio dire siamo. Io personalmente sono più che soddisfatto, ma si può dire tranquillamente, siamo e credo che lo siano tutti i tifosi. Le ultime partite, qualche campanello d'allarme, perché te lo dicevo durante la pubblicità, se quando ci sono campanelli di allarme non, quantomeno non li analizzi, e il nostro compito è quello di parlare di questo, perché poi non è che la formazione la facciamo noi, alleniamo la squadra oppure andiamo in campo. Quando poi arrivano altri, disgraziatamente, campanelli d'allarme, poi può essere tardi. Semplicemente questo, capito Fabio? Perché se no non è che soddisfatto. Fabio che è uomo di calcio lo sa questo, però forse sì. Gradisce più un clima di fiducia. Sì, io penso che questa squadra e questo allenatore abbiano fatto un lavoro tale per cui meritano un clima, come dice appunto Enrico, come sottolinea, di maggior fiducia rispetto a quello che si respira. Questo è il succo del mio discorso. Poi le analisi, per carità, avete detto tante cose che hanno un loro fondamento, che allora la maggior rotazione poteva permettere di avere giocatori più freschi, però ci sono state delle motivazioni per cui Pillon avrà fatto questo tipo di gestione e a tutt'oggi è una gestione che gli ha dato dei risultati, quindi proviamo ad avere un pochino più di fiducia nei confronti di un allenatore che comunque anche l'anno scorso è arrivato, ha fatto un percorso importante appena all'arrivo, lo sta facendo tuttora. Io guarderei le cose con un pizzico di ottimismo. Perfetto, tutto qui poi, stai nel calcio da una vita, hai giocato a alti livelli, perché uno che gioca in Serie A, quindi ha giocato altissimi livelli, la carriera parla per te, ma guarda che questo genere di analisi si fa dovunque, questo genere di riflessioni si fa dovunque, perché adesso, perché c'è stata la vittoria, perché parliamo di chi è più forte e quindi sulla bocca di tutti, perché c'è stata la vittoria spettacolare con l'Atletico Madrid, se no fino al giorno prima che cosa si diceva? No, se Francesco, questa... a parte questo riferimento, non so se mi spiego, io... ma anche negli anni delle promozioni con Oddo, con Zema nel 2012, c'erano dei momenti in cui si criticava. Io mi ricordo, no? Il mese di gennaio e febbraio dell'anno della promozione negativo. Di Zeman, ci stava, chi diceva si deve cacciare la neve, sì, la però, neve, però questo non lo dice, non ricordo male. Io adesso ripeto, non è che seguo le vicende del Pescara così da vicino come le seguite voi, le seguo un po' più dall'esterno, un po' più da addetto ai lavori. Però se non ricordo male, quel Pescara di Zeman ebbe un periodo di 8-10 partite nelle quali vinse molto di meno, fece qualche pareggio, qualche sconfitta e ci fu un periodo di crisi obiettiva, oggettiva, data dai numeri. Sì. Quando l'Oddo, il Pescara di Oddo, straordinario, così, ebbe un periodo in cui, se non sbaglio, fece 3 o 4 sconfitte di seguito. Sì. Allora, 1, 2, a terza sconfitta di seguito dico, attenzione, cosa sta succedendo? Non vado ad analizzare in modo così critico la prestazione di una squadra che ha 45 Fabio, punti allora e viene tutto sommato da un pareggio bruttino Fabio, in casa. Scusami Francesco, allora ti chiedo, non è va analizzata, questo, va bene, l'analisi va bene, mi sembra un'analisi un po' troppo... Questo gioco che ha caratterizzato tutta la stagione, che non è stato esaltante, no? Non è che parliamo di calcio, sì, champagne. Sì, va bene. Non è che questo gioco, molte volte anche speculativo, non crea quella fiducia totale che c'era invece nelle stagioni di Zeman e di Oddo? Ma questa è una caratteristica tipica del pubblico pescarese, no? Che ha questo gusto del bel gioco, no? Ha sempre amato il bel gioco, è sempre stato così. No, c'era più fiducia perché la squadra quando vinceva. Ma anche perché c'è una maggiore predisposizione, sì, da parte, sì, del pubblico nei confronti di una squadra, cioè, che gioca, no? Cioè, a un certo punto sembrava che Pescara non si potesse fare calcio se non si faceva il 4-3-3 galeoniano, sì, prima e zemaniano dopo, insomma sembrava quasi un marchio cittadino, no? Quindi c'è questa predisposizione del pubblico e la comprendo. Allora, se facciamo un'analisi estetica della squadra, allora questi discorsi qua li potevamo fare anche nelle prime 10 partite di campionato. Certo. Perché obiettivamente, io l'ho visto, il Pescara, ripeto, come tante altre squadre,
Calcio Champagne non l'ha mai fatto. Però giocava bene. Era una squadra concreta, pratica. Però, per esempio, io ho in mente il Pescara-Lecce, per esempio, di 2-2. Prima mezz'ora con Lecce è stata fantastica. Sì, ma la successiva ora era una partita clamorosamente a favore del Lecce. Se Lecce avesse vinto quella partita lì, non si sarebbe potuto dire nulla. Quindi, in quel momento lì, i risultati erano così eclatante l'andamento del Pescara che nessuno osava parlare. Io dico, ripeto, non è che non si debba, per carità, analizzare. Io ripeto, respiro, secondo me, intorno alla squadra e all'allenatore, un clima di sfiducia, di delusione, così, che secondo me non è proporzionato al percorso che ha fatto la squadra. Poi che ci possa essere un'analisi corretta di un momento negativo, che la partita di domenica non sia stata buona, men che meno quella del Cittadella, però manco a farla apposta, tre domeniche fa, dopo Spezia, si parlava di altro, probabilmente. Allora, un pizzico di equilibrio, tenendo anche conto complessivamente la stagione del Pescara, io lo utilizzerei. Ecco, questo Guerino e poi Riccardo. Allora, innanzitutto, ritornando al discorso del turnover, è vero, ma c'è anche il rovescio della medaglia. Perché è entrato il centravanti Bellini sudamericano solo oggi e l'altra volta abbiamo visto? Troppo. Perché il mister ha spiegato che pesava troppo. Quindi a volte questi ricambi sono dovuti anche al fatto che non vede forse il giocatore pronto per scendere in campo. Seconda cosa, questo lo dico forse un po' più da pescarese, il tifoso pescarese ha sempre, specialmente negli ultimi anni, preferito il mister un po' più personaggio, Zeman della situazione, lo stesso Massimo Oddo, Galeone. Pillon è meno personaggio rispetto ad altri e forse anche questo fatto non favorisce un calore particolare nei confronti del mister, che viene visto più come persona. Ma Pillone viene visto bene. Benissimo, però è meno appariscente, tra virgolette, rispetto ad altri, forse più, come possiamo dire, istituzionale rispetto ad altri che avevano spesso anche qualche uscita. Riccardo? Noi siamo partiti in una gara che potrebbe essere una gara di 400 metri e siamo al 300, mancano gli ultimi 100 metri e sei vicino bene o male alle altre. Quello che era la mia preoccupazione di prima è che io vedo la squadra scarica, mentre abbiamo avuto la consapevolezza di una squadra che sa giocare, ma in questo momento è scarica. E allora la preoccupazione è quella che negli ultimi 100 metri non hai, in quelle famose 10 finali, due le hai ciccate in pieno. Cioè il problema, Pillon ha detto, meno male che c'è la sosta per ricaricare. Cioè quando tu hai la consapevolezza di avere una squadra, di avere del gioco, e poi ti trovi nel rush finale che non riesci a spingere, questa è la preoccupazione. E quello il mio discorso, solamente questo, perché la squadra ha avuto un calo anche atletico, una squadra la ferma sulle gambe, invece doveva essere in questo momento della stagione, avendo anche questi cambi più giovani, forse utilizzati in maniera diversa, doveva avere quello sprint per poter affrontare questo rush finale. Speriamo che la sosta ci aiuti. E aiuti veramente, perché per il momento le soste a noi ci hanno solo penalizzato, perché noi abbiamo fatto solo sconfitte dopo le soste, solo brutte partite. Quindi speriamo che in questo caso la sosta ci aiuti per fare l'ultimo rush. Pietro? Sì, io ho la sensazione che non si voglia vedere una parte però della realtà. Mi spiego meglio, perché si parla delle ultime due partite, diceva Francesco. Il direttore diceva è un momento che può capitare chiaramente in un campionato. Invece il problema del Pescara sono i cicli. Il Pescara ciclicamente ha dei cali, soprattutto nei momenti più importanti. Dopo la Spezia, dopo la pausa, dopo le due vittorie, Crotone e Padova, come mai? Con una involuzione anche nella qualità del gioco. Quindi quando si sostiene che la classifica però alla fine dà ragione, no, agli addetti ai lavori, è una classifica che maschera difficoltà non solo del Pescara ma anche di altre squadre. La discontinuità, tranne Palermo e Brescia, la classifica è la cartina di tornasole contro la quale vai a sbattere il muso sempre, perché se la classifica è questa, che vuoi dire? Ossia, a oggi il campionato non è finito, però a oggi il Pescara è
La media dei punti rispetto al girone di andata è 6 punti in meno il girone di ritorno. Ma l'abbiamo visto, il girone di ritorno c'è stato fino adesso un gol. Adesso ci stanno le ultime 8 partite. Oh, l'ho detto prima, io un po' di preoccupazione ce l'ho, però magari con questi Lecce e Palermo, senza andare poi ad Ascoli e Perugia, ci smentiscono e analizzeremo Enrico, il perché, il percorso. Ma d'altronde questa è la vita del attorno al calcio. Volevo aggiungere un altro elemento, che il Pescara, un'altra costanza un po' che si ripete, quando gioca in inferiorità numerica, quando gioca in inferiorità, anzi in superiorità numerica, perché viene cacciato, come dire, il giocatore della squadra avversaria, gioca male. Gioca peggio, non so se ve lo ricordate nelle varie partite che ci sono state. Diceva meglio giocare in 10 che in 11. Fammi dire una cosa, cioè questa squadra ha la potenzialità di andare in Serie A direttamente. No, potenzialità è una cosa. No, potrebbe andare in Serie A direttamente. Secondo me, non dico gestito in un altro modo, ma non so perché non sono dentro la società, ma ci manca quel qualcosa per fare quello scatto che ci permetterebbe di avere forse una classifica addirittura migliore di quella che abbiamo, perché questa classifica è un po' bugiarda, perché ci sono squadre che mascherano, questa classifica è molto mascherata, di squadre come il Verona che adesso si presenta avendo fatto un campionato secondo me peggio del nostro. Ma vediamo ancora, si presenta Maurizio, con un classifica. Punto in più di noi nell'ultima, è un punto, tu sai meglio di me quanto è importante in questo caso, quindi noi rischiamo adesso di andare a Lecce, una partita difficilissima, no, poi Palermo, poi Ascoli. Da ricordare che tutte le squadre, perfetto, hanno una partita in meno, soltanto esatto. Pescara e Verona hanno disputato tutte le gare, il Lecce deve recuperare la partita con l'Ascoli, ma quasi perfetto, tutte hanno già osservato il turno di riposo, perfetto, non so, è importante, fatto perché indicativo o meno. È importante, Verona, perché se tu ad esempio hai una partita in meno, il Verona sì, di no, ma ci sono a volte le situazioni, poi basta poco per cambiare in peggio o in meglio. Il Verona un mese fa aveva esonerato praticamente l'allenatore, no? Perché Fabio Grosso è stato salvato dal turno infrasettimanale, perché altrimenti sarebbe stato esonerato. È andato alla Spezia, tra le altre cose, manco a farlo apposta, dopo un minuto perdeva 1-0, la peggior situazione che potesse verificarsi. Da lì è scattato un qualcosa che ha portato, che ha dato continuità ai suoi risultati, che ha portato a vincere qualche partita e a ritornare su. Quindi, però, nell'ambito del campionato, il Verona ha avuto una discontinuità che probabilmente è dovuta a motivi conosceranno meglio loro di quanto possiamo conoscerli noi, visto che noi siamo a 500 km di distanza. Però voglio dire, ripeto, il Pescara ha avuto poi complessivamente, è vero, 2-3 partite, poi ogni tanto una partita giù, ma è normale, ma questo capita a tutte le squadre di tutto il mondo, avere 3-4 partite buone, una un pochino meno, una un pochino, anche alla stessa Juventus che sta ammazzando il campionato, nello stesso campionato italiano, ogni tanto qualche partita, qualche passaggio a vuoto, nel quale poi viene massacrato Allegri, ha un passaggio a vuoto, lo ha avuto a Napoli sul piano della qualità del gioco, l'ha avuto domenica col Genoa, cioè ci sta. Io continuo a ripetere la stessa cosa. È chiaro che la partita di venerdì non è stata all'altezza della situazione, e qualche campanello lo ha fatto suonare. Però, anche la partita precedente. Però la partita precedente prima con lo Spezia, il Pescara era stato spumeggiante. No, loro parlano di Cittadella prima di Cosenza. Sì, Cittadella. Però, voglio dire, nell'arco di tre partite, non possiamo avere sfiducia e fiducia a secondo l'andamento del campionato. Ho incontrato. Forza, Totò. Ho mai parlato stasera. Hai incontrato il Cittadella e il Cosenza, che erano squadre. Ma queste non lo con la classifica. Posso dire qualcosa? Totò, forza. Allora, innanzitutto, la storia di questa diffidenza generica. Io ripeto, chi va allo stadio sostiene la squadra in maniera come non succedeva da 3 anni. Non succedeva da 3 anni, cioè dall'anno della promozione. Tanto è vero che la partita persa 5-1 col Brescia in casa, Pescara ha perso 5-1 l'altra volta nell'82, nell'83, voglio dire, quindi non è una cosa. La squadra è andata sotto contro la coppa contro il Palermo a ricevere l'applauso della Go. Quindi voglio dire, questo chi va allo stadio sta dando un apporto notevole. Poi che ci sia scetticismo alla città, tutto quello che volete, perché poi Pescara è quella, ripeto, se Pescara si trova a fare la finale per andare in Serie A saranno 30.000, matematico, cioè, anzi salteranno pure i cancelli, però Pescara è questa.
Da quel punto di vista io credo che non ci sia. Per quanto riguarda, no, ma è così, Fabio, purtroppo così, guarda, lo vedo prima di te il Pescara, la prima partita l'ho vista nel 57. Io un pubblico, uno stadio così vuoto non l'ho mai visto. Ti vorrei ricordare le stagioni, le ultime stagioni, le 10 stagioni di Scibiglia, andavano 2.500 paganti al Pescara, in Serie B. 2.500 massimo, quindi è una cosa che fisiologica. Pescara si esalta quando sta conquistando qualcosa. Se ci sta una gara di pattinaggio, vanno tutti quanti per la gara. Fabio dice: questo è il momento di saltare. Esatto, voglio dire, ma non è vero, perché che, il problema è anche la squadra che deve trascinare. Tornando al discorso di Pillon è stato eccezionale a salvare il Pescara, perché senza Pillon io credo che saremmo retrocessi. È stata eccezionale la gestione di questo campionato per tutto il girone d'andata, perché ha presentato una squadra che non a caso le prime partite rimonta a Brescia, rimonta a Cremona, vittoria in casa, con lo spirito di questa squadra ha costruito questo Marras, il quale nessuno, penso nemmeno gli addetti ai lavori, pensavano che potesse essere un giocatore di Serie B. Ha intuito con leggerissimo ritardo che Mancuso poteva giocare centravanti, per cui ha fatto tantissime cose che hanno portato la squadra a questo livello. Secondo me in quest'ultima fase Pillon ci sta mettendo meno di quello che ci ha messo in tutta la sua fase, cioè potrebbe dare perché qualcosa in più lo può dare lui come l'ha dato prima, voglio dire. E per questo riparto dalla gestione del gruppo in generale, di trovare un modo per dare a questa squadra, voglio dire, allora per Rotta terzino, mi spieghi che cacchio c'entrava l'ultima partita, che c'entrava? Lui giustamente ha detto: Perrotta ha fatto il suo, sono soddisfatto. Ma se tu metti Perrotta terzino, praticamente non è come se non ce l'avessi, no? Rinuncia a una spinta sulla fascia sinistra e metti Perrotta in condizione di fare una figuraccia. Quel ragazzo è stato bravo. Secondo me lui deve dare qualcosa in più a questa squadra, come l'ha saputo dare per quasi un anno. Ma questo che voglio dire, se l'ha saputo dare per un anno, abbiamo fiducia che lo dia anche questi 2-3 mesi. Questo è il discorso, quello che ho visto. Che la scelta di Perrotta ci sta di tenere, un giocatore, io non vedo tutto qua. Ci sta di tenere poi un giocatore più ci sta fiducia, quello, sì. Senza dubbio. Anch'io, quando in cui ti dico che potevi dare di più, ti dico che c'ho fiducia. Che allora, andiamo in pubblicità e poi torniamo per gli ultimi 10 minuti. C'è questo argomento dei nazionali che forse non faranno i playoff, ne parleremo tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Zeta Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico.
Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ultimi 10 minuti di trasmissione. Fabio, posso chiederti a livello di individualità chi ti è piaciuto di più di questa squadra? Ma io l'altro giorno citavo proprio come esempio della bruttezza della partita il fatto che un giocatore che ha fatto benissimo quest'anno, che io stimo tantissimo e credo sia un giocatore, come ho detto più volte, pronto anche per la Serie A, che è Gravion, venerdì abbia veramente commesso degli errori madornali, insomma, a parte quello sul rigore, ma proprio degli errori di appoggio. A un certo punto si è visto un campanile, sembra essere l'emblema della partita, persino un giocatore come Gravion, che secondo me è un ottimo giocatore. Qualcuno pensa che sia distratto da questa nuova esperienza che farà con l'Inter o dopo l'acquisto? No, appunto, a parte queste voci così, ma poi non mi sembra proprio, mi sembra un giocatore applicato per natura, proprio concentrato per natura. Proprio credo che venerdì sia stata proprio una serata storta per tutti quanti, persino per un giocatore come Gravion che ha avuto un ottimo rendimento. Quindi Gravion è tra gli elementi che ti hanno colpito di più? Sì, quest'anno sicuramente. In negativo sì. Invece? Oppure da chi ti aspettavi di più? No, mi aspettavo obiettivamente che, a parte Capone, che però ha avuto il problema dell'infortunio, sì. Io dopo la stagione l'anno scorso pensavo che questa potesse essere un po' la stagione, non dico della consacrazione, però della maturità. Mi aspettavo, dopo le tante opportunità che ha avuto anche da Antonucci, mi aspettavo un salto di qualità sul piano della maturità. Parliamo di un giocatore molto giovane, che ha grande qualità, però da lui qualcosina in più me l'aspetto proprio per le qualità che... per le qualità che ha avuto tante chance, ma non è un giocatore che ha giocato poco, ma nel giorno di andata ha giocato, in qualche situazione deve fare qualcosa di più per il talento che ha. Pietro, posso farti la stessa domanda a livello di singoli, chi ti è piaciuto di più finora, chi ti ha deluso? A me è piaciuto di più, a pari merito, Fiorillo, che ha sbagliato solo il passaggio a vuoto a Cosenza, e soprattutto Memushai, sia per quantità che per qualità di gioco. Poi è anche campione di assist. E invece meno, l'avevo già detto, mi sembra di Monachello, mi aspettavo di più, e anche da Antonucci. Guerino, lo sto chiedendo a voi, che presenziate di meno rispetto agli altri. Conferme importanti da parte di Fiorillo, di lo stesso di Antonio Balzano, Memushai, Brugman, Mancuso, anche nessuno ha detto Mancuso. Mancuso che ha confermato tutto ciò che di buono ha fatto anche in precedenza. Antonucci avrebbe dovuto fare di più. Uno che ha avuto un buon rendimento, ma d'altronde giocatore di categoria, anche Scogni Emilio, che da quando è sceso in campo, ha confermato, è in crescita. La sua è stato, secondo me, Fabio ha parlato di Gravion perché è un gioco. Come sorpresa, certo. Sì, come sorpresa, ma aspetto positivo, qualcosa che qualcuno che di Mancuso
perché ha fatto un gol e due, stiamo scherzando. Ha giocato bene. All'inizio della trasmissione hai parlato di questa problematica che hanno un po' tutte le società, di avere la probabile convocazione nazionale per il Mondiale Under 20 che si terrà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia, quindi potrebbero, usiamo sempre il condizionale, non esserci Antonucci, Capone, Melegoni, Elisalde, forse anche Sottil. Sì. Un problema in più? Secondo me sì, non per vedere come sono stati utilizzati prima, perché in questo momento chiaramente c'è bisogno anche di qualche rotazione in più, soprattutto i giovani. Credo che comunque quello magari di prendere maggiore considerazione due o tre elementi della primavera, l'ultima partita è entrato per la prima volta Borrelli. È entrato? No, è entrato panchina, nella panchina Borrelli, quindi ce ne sono magari altri elementi, che so, c'è Palladini che è un altro giocatore, nipote di Ottavio, che sta andando bene, c'è un altro giocatore Muniz, un giocatore però Uruguayano. Totò, se non giocano i giovani che stanno no, voglio dire, però ti servono, voglio per dire, per una rosa, anche per, voglio dire, se veramente ci vuoi provare, avere delle alternative anche giovani che possono pensare dare qualcosa come, in più, a come rimpiazzare cinque giocatori, perché altrimenti questi cinque nessuno è titolare, perché poi ci saranno pure squalifiche, saranno, abbiamo visto adesso il caso di Mancuso, che è stata pure una fortuna che abbiamo magari scoperto Bellini, altrimenti non l'avremmo visto sicuramente. Ultimo giro che non vuole essere una provocazione, ma secondo voi Pilloni in questo finale di campionato si affiderà a giocatori di esperienza, ovviamente chi ha una forma atletica anche di buon livello, oppure varierà qualcosa? Iniziamo da te, Riccardo, che mi stai guardando un po' come se stessi chiedendo domani. Guarda, chi va sulla luna. Ormai Pillon lo conosciamo, sicuramente si affiderà a quelli di esperienza, perché uno dei, per me, dei suoi limiti, e lo voglio dire perché non ho nessun problema nel dirlo, è che lui nei giovani crede poco. Lui preferisce i giocatori di esperienza e quindi a parità lui sicuramente metterà un giocatore di esperienza, senza ombra di dubbio proprio. Un po' di dubbi. Dimmi in che occasione. No. Io dico, se tu mi rispondi, dimmi che occasione ha messo un giovane al posto di. Da oggi in poi potrebbe mettere Bellino al posto di Monachello, perché Monachello deve anche imparare ad avere un atteggiamento in campo un po' più rispettoso. Addirittura ha preso l'arbitro, l'ha strattonato, che l'arbitro al prossimo lo buttava fuori. Cioè, certi atteggiamenti l'allenatore deve correggere i giocatori, perché Monachello ha fatto questa cosa inizio stagione, questa mezza ribellione, mandandolo a quel paese, è rientrata per il posto di titolare e non si sta comportando a livello comportamentale. Fumantino, però con l'arbitro lui l'ha preso per la spalla, l'ha tirato indietro. Questo è quello che secondo è te, successo. Conoscendo il modo di pensare del tecnico, che ovviamente deve scegliere non sei in testa sua. Squadra, se fai così, perdonami. Cioè, quello che si dice, i problemi di questa squadra, che deve essere squadra, se un giocatore si comporta così, si comporta da giocatore da squadra. Questo è un punto. Sì. Guerino. Ma se non ci dovessero essere infortuni o squalifiche, penso che si baserà molto sull'ossatura che ha consentito al Pescara di andare avanti in questi mesi senza ombra di dubbio. Una felice scoperta potrebbe essere proprio il sudamericano, che ha dimostrato di avere una buona ossatura, di essere un centravanti anche di forza, di spessore, che il Pescara non ha. Pietro? Ma io intanto risponderei dicendo che spero che Pilone si affidi al coraggio innanzitutto, perché nelle ultime comunicazioni che ho sentito ha parlato alcune volte di paura, e quindi se non ritrova un coraggio e non rischia, penso che non ce la farà. E sicuramente penso si affiderà più facilmente ai giocatori che ha utilizzato di più finora. Francesco. Io mi auguro che si affidi ai giocatori più in forma. La storia è piena di partite, di campionati risolti nel finale, magari inserendo un giovane, magari dando spazio a un giocatore che fino a quel momento magari aveva giocato poco. Mi sembra che qua ci sono giocatori, ragazzi che possono magari dare in quel momento, sia in questo finale di campionato e poi nei playoff, una spinta, un momento di vivacità. Come fu per
però con Torreira, no? La domanda era non il giocatore più in forma, era se fiderà sui vecchi o sui giovani. Avete risposto entrambi con i più in forma. La domanda è, secondo me, ho capito, ma rispondi di più in forma, non risponde alla domanda che ha fatto. Esatto, non sono né giovani né vecchi, è più in forma. No, alla domanda che ha fatto lui. Alla domanda che ha fatto lui rispondo, mi auguro che la completo, mi auguro che sia talmente intelligente, e non ho dubbi sull'intelligenza di uomo e calcistica di Pillon, mi auguro che sia talmente modesto e corretto nei confronti di un intero organico nel far giocare quelli più in forma. Tanto semplice, perché se Del Grosso, ma è così, Del Grosso è uno degli esperti, sarebbe... se fra quattro partite, poi che io urlo, ma se tu non puoi capire, se fra 4-5 partite Del Grosso sta ancora in questa condizione, fa giocare Del Grosso o ne mette un altro? Rimette per rotta a terzino sinistro, invece mettere un giovane. Bene, o fai finta di non capire, oppure arrivederci, capito. Forza Pescara a Lecce. Toto? Ci vediamo lunedì, è vero. Io penso che la sosta deve servire pure per quello, secondo me deve ripresentare una squadra al meglio della condizione fisica, la base è questa, per cui deve prendere in considerazione anche soluzioni diverse. Tu hai fatto il caso di Torreira di quell'anno, non mi venite a dire che Torreira era un fenomeno. Quando è entrato Torreira la gente pensava che fosse matto, perché nessuno lo conosceva. Per cui voglio dire, poi abbiamo scoperto questo giocatore. Coraggio, ma anche capire sia la condizione fisica che anche psicologica dei giocatori in questo momento. Cioè, soprattutto quello deve vedere, al di là di quelle che sono le sue convinzioni tattiche, voglio dire. Molto importante invece per scegliere con la squadra da mandare in campo. E anche perché un po' di sana competizione fa sempre bene. Perché magari devi essere poi lui è esperto, quindi da allenatore esperto lo capisce se il giocatore, magari il giovane, è incazzato come una iena perché non l'ha fatto mai giocare o l'ha fatto giocare poco e credo in tanti mesi ha capito il carattere, e quello magari entra in campo e spacca le montagne, come suol dire Lucia. La famosa fame. Allora, ma la famosa rabbia. Chiudiamo con Fabio Lupo, dirigente esperto in queste fasi della stagione, che sono poi quelle decisive. Secondo te Pillon curerà più l'aspetto psicologico, più il profilo atletico, non so, il discorso tattico? Sono componenti che vanno curate contemporaneamente, però io per esperienza credo che la componente fondamentale sia quella atletica. Cioè, nelle ultime partite, se non hai la forza, non hai le gambe, non hai la capacità di correre, puoi essere messo bene in campo, puoi avere l'esperienza che ti basta una settimana di sosta per ricaricare le batterie. Ma può essere sufficiente, che a volte è semplicemente una rigenerazione, non c'è bisogno di fare chissà quale lavoro, ma questo lo sa chiaramente Pillon, lo sa il suo staff, di cosa ha bisogno questa squadra. A volte non è che ci sia bisogno di chissà quale tipo di lavoro, semplicemente anche una semplice fase di rigenerazione può essere utile. E alla vigilia delle ultime due giornate di campionato il Pescara c'ha pure il turno di riposo. Giusto? Sì, prima delle ultime due. Sì. Esatto, e quello potrebbe essere un altro finale. Momento favorevole per avere. E quindi poi chiedo anche a Fabio Lupo, secondo te Pillon si affiderà ai più esperti? Ma io, come ho detto sempre, ritengo che sia una persona di buon senso, si affiderà ai più esperti, che possono essere importanti, ma a patto che stiano bene sulle gambe. Bene. Andrea, abbiamo novità dalla regia, possiamo chiudere? Guarda, in Serie D finale Savignanese Cesena 1-1, in Serie C Pordenone Monza 1-1, novità che vi possiamo dare dal mondo della Serie B: il Carpi, ultimo in classifica, ieri sconfitto 4-1 chiudendo in 9 a Palermo, è in ritiro da questa sera a Carpineti in provincia di Reggio Emilia, ritiro a tempo tra virgolette indeterminato, poi che si tornerà a giocare, però non c'è una data fissata per il termine del ritiro per la squadra di Castori. Per quanto riguarda il Pescara invece, domani ripresa degli allenamenti, mancherà Memusciai impegnato con l'Albania, mancheranno i giovani Melegoni, Antonucci, Capone con l'Under 20, Bettella con l'Under 19. A te. Grazie Andrea, ringrazio Francesco Di Francesco, Pietro Literio, Riccardo Clinco, Guerino Testa, Antonio Leonardis e Fabio Lupo. Buonasera. Grazie Fabio, abbiamo novità sulla tua carriera, c'è qualcosa? Vediamo nei prossimi mesi magari. Prossimi mesi. Vengo ad annunciarla qui magari. Grazie Fabio. Grazie Andrea Costantini in regia, Maurizio Dagui, alle telecamere a Loris Bennato, a GT Fotovideo, a Stefano Recanati in redazione. Ci rivedremo lunedì prossimo nonostante la sosta. Grazie per averci scelto.